Buongiorno, questo è un video che parla dell'amore. Non parla dell'amore per questo, per quello, per quell'altro, parla dell'amore fra un uomo e una donna. Il più vero, il più potente. Tutti gli altri amori sono delle sciocchezze in confronto. E tutti su questa terra cercano la felicità, perché chi non vuole essere felice? E la felicità arriva solo, esclusivamente dall'amore che ci può essere fra due persone e non è l'amore filiale o paterno o l'amicizia o l'amore per Dio, è l'amore fra due persone. Basterebbe capire questo, solo questo. E poi cercarlo l'amore, perché è solo da lì che arriva la felicità, tutte le altre cose non servono assolutamente a niente. Ti riempiono forse la vita? Ma dai. A malapena riempiono la tua saccoccia. A malapena riempiono il tuo piatto. Ma la tua vita può essere riempita solo l'amore per un'altra persona, il tuo uomo, la tua donna. Tutto il resto è noia. Il livello di emozione che si prova nell'amore ha un picco altissimo in confronto a tutti gli altri. E che volete fare? Vi accontentate di un laghetto quando potreste avere l'oceano? Ma non perdete il vostro tempo per piacere ad andare a cercare la felicità dove Dio non l'ha posta. Perché nei livelli spirituali superiori, nei piani astrali, dove si percepisce, si sente l'amore divino, che è una cosa meravigliosa, è il metro per capire che è quella l'emozione da cercare anche qui sulla terra, anche se non è possibile raggiungerla, perché l'amore divino è l'amore assoluto divino. Ma quell'amore esiste anche qui sulla terra, è un po' più piccolo, d'accordo, ma è una cosa che ti dà la forza, ti rende felice, in ogni momento sei felice, non felicino o felicina, sei felice. Io ero felice quando ho provato l'amore divino. Io sono felice quando amo. Io ero felice quando amavo. Tutto il resto? Ma che cos'è? Pura sopravvivenza, pure illusioni. No. Non perdete il vostro tempo, non perdete il vostro tempo a cercare la felicità in un posto dove non c'è. Sono tutte stupidaggini. Perché faccio questo video? Perché conosco
tante persone che mi contattano, che soffrono. E di cosa soffrono di solito? Soffrono per la perdita di una persona cara che è morta, oppure soffrono perché non hanno l'amore, oppure soffrono perché il loro amore non le ama. Non soffrono perché non riescono a trovare il lavoro, perché non... No, 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 c'è solo quello. Soffrono perché non hanno l'amore vicino, perché non vivono l'amore. E allora voi che ascoltate questo video, andate a cercare l'amore. Date una priorità alla vostra vita. Perché? Ma perché chi è felice contribuisce alla bellezza del mondo. Una persona infelice è brutta e fa solo danni. Diventa egoista. Diventa cattiva. E allora, fatelo prima di tutto per voi stessi, ma fatelo per tutti, contribuite anche voi ad abbellire questo mondo e a renderlo pieno d'amore, incominciando a trovarlo voi l'amore. Tanti auguri a tutti.